Propongo questo esercizio che a prima vista voi potrete pensare cos'è, poi quando vi dico cos'è potrete dire boh. Allora, una massa M grande, questa, è vincolata a scorrere su una guida verticale. Sulla massa agisce una forza elastica di costante K con centro O, quindi qui c'è una molla. Ora io l'ho fatta come un rettangolino, in realtà è piatta, cioè questo punto A che ho segnato qui è questo, cioè nel senso è tutta qui, È incendiata, cerniera cilindrica vuol dire che non può uscire dal piano, liscia, quindi vincolo strisci, un'asta di massa trascurabile di lunghezza L, a cui estremità c'è una massa m piccolo. Quindi c'è questo affare avanzo in giù, e qui questo ruota. Questo phi sarebbe con velocità angolare omega 0 uguale omega 0 j, cioè sarebbe omega 0 t questo angolo. Questo angolo sarebbe omega 0 t. Allora, scrivere, non l'ho scritto, scrivere le equazioni di moto. Scrivere le equazioni di moto. Vi do 5 secondi per pensare a cos'è e vi do subito la risposta: è la schematizzazione di una lavatrice. Voi direte, bah, questo sarebbe il blocco di cemento che c'è in cima alla lavatrice. Se avete mai smontato una lavatrice in vita vostra, vedete che è trattenuto. Non provo anche alla più di una molla, ma insomma io ne ho messa una perché no. Questo sarebbe il raggio del cestello e questi sono i panni. E il cestello gira più o meno con velocità uniforme. Non ci avete mai pensato? Lo so. Allora, cominciamo a scrivere un po' di equazioni. Allora, A meno è zk, zk. B meno, perché è quello che mi interessa, è B meno più A meno. Ma dunque B meno più A meno. Allora, B meno, quindi, è uguale a vabbè, A meno e ZK, quindi basta fare B meno A. Allora, B meno A, basta fare L per il seno di φ sarebbe la scissa, quindi seno di omega 0 φ è la scissa I. E poi per quanto riguarda l'ordinata, l'ho presa volta in giù l'asse Z, coseno di omega 0 φ, più z, anche perché più a meno k. Allora, praticamente c'è un grado di libertà, questo qui, z, basta, quegli altri sono dati, è dato, omega 0 è dato, a parte qui c'è il t, il tempo, ma insomma, è il seno di omega 0 t, ecco, seno di z. Allora, scriviamo l'equazione di Lagrange, l'equazione di Lagrange. Allora, scriviamo l'energia cinetica. Allora, l'energia cinetica di A è un mezzo m grande V di A al quadrato. Ma V di A chi è? V di A è z punto k, non so che sia. Quindi questo è un mezzo mz punto al quadrato. Per quanto riguarda B, allora prima bisogna calcolare V di B e poi fare TdB è un mezzo m, la massa di Bm, V di B al quadrato. Vabbè. Allora, scalcoliamo V di B. Allora viene L cos omega 0 phi per omega, basta, I, più qui viene meno L seno
omega 0 sì per omega più z punto k. Allora, calcoliamo v di b al quadrato. Questa al quadrato più questa al quadrato. Quindi viene omega 0 quadro l quadro coseno quadro di omega 0 sì più omega 0 al quadrato l quadro seno quadro di omega 0 sì più z punto quadro, poi c'è il doppio prodotto, meno 2 omega 0 l z punto seno di omega 0 sì. Allora, quindi viene V di B, allora qui si può mettere omega 0 quadro L quadro, si mette in evidenza tra questi due, dov'è l'altro? Tra questi due, quindi due, e rimane coseno quadro di omega 0 sì più seno quadro di omega 0 sì che fa 1, per cui rimane così, più z punto quadro meno 2 omega 0 L z punto seno omega 0 sì. Allora, V di B è questo, quindi la Φ di B è 1 mezzo m omega 0 quadro L più 1 mezzo m z punto quadro meno m, perché 1 mezzo quadro è 2, omega 0 L z punto seno omega 0 sì. Allora, questa è l'energia cinetica. Allora, l'energia cinetica di allora, questo abbiamo capito come funziona, magari lascio la figurina. E ora scriviamo l'energia cinetica totale. Allora, l'energia cinetica totale era, dov'è? Eccola qui. Un mezzo m grande z punto quadro più un mezzo m piccolo, eccola qui, un mezzo m piccolo omega 0 quadro l quadro più un mezzo m piccolo z punto quadro meno m omega 0 l z punto seno di omega 0 sì. Allora, a questo punto qui cancello perché non mi passa lo spazio e scrivo, devo scrivere la lagrangiana, agisce la forza peso, quindi no, la forza peso non ho detto che è pesante, ma agisce la forza peso, ma agisce la forza elastica, la forza elastica, quindi meno k mezzi z quadro il potenziale. Allora queste le metto insieme e quindi consentitemi, scrivo così, meno k mezzi z quadro, qui ci metto un bel L e così è scritta la lagrangiana e risparmiamo spazio. Ora questo si porta, si mette via la figura, se allora dobbiamo scrivere l'equazione di Mo, l'equazione 1 di Moso. Allora, dl su dz punto. Allora viene, qui viene 2z punto, quindi viene mz punto più m piccolo z punto l su d, no? Z punto uguale, non ce n'è altri, no, c'è questo meno m omega 0 l seno di omega 0 sì, c'è questo, poi dl su dz, dl su dz, z compare solo qui meno kz. Allora dobbiamo fare la derivata rispetto a t di questo,
mz punto più mz piccolo z punto meno m omega 0 l seno omega 0 t. Questo è così. Allora, questo viene mz 2 punti più m piccolo z 2 punti meno m omega 0 l. Allora, qui derivata viene coseno di omega 0 phi per omega 0, quindi viene omega 0 quadro. Allora, l'equazione di moto viene questo meno questo, meno questo uguale a 0, quindi viene m grande z 2 punti più m piccolo z 2 punti meno m piccolo omega 0 quadro l coseno di omega 0 phi meno kz, cioè più dunque meno a più, sì, perché è meno quella, uguale 0. Allora, se voi mettete in evidenza qui lo z punto, viene m grande più m piccolo z 2 punti più kz, e questo lo portate qua, m omega 0 quadro l coseno di omega 0 phi, vi viene una specie di moto armonico. Diciamo una specie nel senso che c'è il termine, come si dice, forzante, no? Allora, facciamo una cosa. Dividiamo per questo. Quindi viene z fra due punti più k fratto m grande più m piccolo z uguale a ml omega 0 quadro fratto m grande più m piccolo, questo l'ho scritto, coseno di omega 0 t. Allora, questo qui lo chiamo omega grande quadro e questo qui lo chiamo a con 0. Ecco, così allora si vede meglio che è un moto armonico, tanto questo è positivo, eh? Così si vede meglio che un moto armonico, perché moto armonico è un termine forzante, perché è scritto proprio come va scritto, cioè nel senso è z a due punti più omega grande quadro z, se fosse uguale a 0 sarebbe un moto armonico, uguale a con 0 coseno di omega 0, sì. Più bellina di così, cioè proprio bellina. Allora, noi sappiamo che la soluzione z è data dalla z dell'omogenea più una soluzione particolare. Allora, la z dell'omogenea, scrivo om, ossia almeno si capisce, sarà una certa, ora là lo bello, di seno di omega grande t più alfa. Con B e alfa da trovare, B non è questo qui, ma non c'ho più lettere, ragazzi. Da trovare poi dopo, quando avremo trovato quest'altra. Come z particolare, non voglio dire la parola, prendiamo, visto che questo è così, C per il coseno di omega 0 phi più gamma. E poi troviamo C e gamma, in modo che verifichi l'equazione. Allora, mettiamola dentro. Allora, z particolare punto viene meno c coseno omega 0 phi più gamma per omega 0 e z p due punti viene viene dunque che ho scritto coseno seno scritto coseno, seno. Meno c coseno di omega 0 phi più gamma omega 0 al quadrato. Allora la mettiamo dentro e quindi cosa ci viene? Z a due punti, quindi viene meno c omega 0 al quadrato coseno di omega 0 phi più gamma più omega grande quadro P
per z, dove l'è finita, c coseno di omega 0 t più gamma uguale a con 0 coseno di omega 0 t. Ora, questo lo posso, credo, anche portarvi, mi interessa quello di sotto. Ricordiamoci allora che la z dell'omogenea era b seno di omega grande t più alfa, se no. Allora, questa particolare, allora, qui abbiamo l'equazione, dobbiamo scriverla con la formula d'addizione, quindi viene c omega 0 quadro coseno omega 0 t coseno gamma meno c omega 0 quadro seno omega 0 t omega 0, dunque più, perché coseno coseno meno seno 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 gamma, e ho scritto questo, più omega 0 quadro per la stessa cosa, quindi c coseno omega 0 t cos gamma, questa non mi c'entra, meno c omega quadro seno omega 0 t seno gamma uguale a con 0 coseno omega 0 t. Allora, questo ce lo leviamo di torno, questo no, questo sì, l'equazione mi ci vuole, questa la scrivo qui sotto, zeta particolare uguale c coseno omega 0 t più gamma. Allora, è il metodo della somiglianza, non lo volevo dire, ma lo dico che non senta nessuno. Allora, qui ci abbiamo a molti, allora c'è meno c omega 0 quadro più omega grande quadro c per cos gamma, aspetta, facciamo così c questo lo mettiamo qui, eccoci, scriviamoci. Allora, cos gamma, questo è a moltiplicare il coseno omega 0 t, quindi questo è uguale ad a con 0. Mentre quegli altri termini, che sono questo e questo, sono c per omega 0 quadro meno omega grande quadro seno gamma è uguale a 0, ovvio. Allora, a questo punto abbiamo che, allora, omega 0 quadro, omega quadro non sono uguali, perché si può fare in modo, insomma, che non siano uguali. Omega 0 quadro è questo, se per caso fosse uguale a quest'altro, quindi una massa m grande più grande e non sono uguali. Quindi questo non è 0, c non può essere 0 perché se no mi va a ramengo la soluzione particolare, allora viene sen gamma uguale 0, gamma uguale 0. Allora rimane gamma uguale 0, quindi questo non c'è. Per quanto riguarda da trovare c, si può fare in questo modo, c quadro per omega quadro meno omega 0 quadro al quadrato cos quadro gamma uguale a 0 quadro, e c quadro per omega quadro meno omega 0 quadro al quadrato sen quadro gamma uguale 0, si somma, viene c quadro
omega 4 meno omega 0 4 al quadrato uguale a 0 4. Se no si poteva fare direttamente da qui elevando al quadrato. Perché ho voluto elevare al quadrato? Perché siccome io non so come stanno fra di sé omega grande e omega 0, allora scrivo C che è uguale a 0 fratto il modulo di omega 0 quadro meno omega 4. Sì, almeno siamo tranquilli. Allora, gamma è uguale a 0, C è uguale a questo. Uno si può scrivere direttamente, fa la somma, impone le condizioni iniziali e trova la soluzione. Per avere un'idea, insomma, ponendo che per esempio, non l'avevo detto, che z punto di 0 è 0, mi sembra, e 0 e z di 0 è una certa z0, viene fuori che z di phi è uguale a z0 meno c, questo, coseno di omega phi più c coseno di omega 0 phi. Questo basta. Basta sostituire, però io mi volevo soffermare su un'altra cosa. Allora, su come viene questa C? Allora, se voi fate il grafico di C in funzione di omega 0, vi viene in corrispondenza di omega un asintoto verticale, e in particolare vi viene una cosa fatta così, perché per omega più piccolo di omega grande vi viene omega quadro meno omega 0 quadro, e quindi quando vi avvicinate vi viene più infinito. Per omega più grande viene all'incontrario, viene sempre più infinito. Quindi vi viene una cosa, per omega 0 uguale a 0, vi viene half al con 0 fratto omega 0 quadro. Vabbè, ma questo non è importante. Allora, quindi vi viene un qualcosa, cioè vi viene un'ampiezza che a seconda di com'è omega 0 può diventare anche molto grande, diciamo, matematicamente va più infinito, ma insomma può diventare molto grande. Allora, pensate alla lavatrice. Allora, la lavatrice ha un omega 0 abbastanza grande, abbastanza grande perché comincia la centrifuga e quindi insomma comincia a andare veloce, e presumibilmente dopo poco che ha cominciato la centrifuga voi siete qui, cioè omega 0 è grande, omega 0 va a una certa velocità, però prima è passato questo pezzo in cui l'ampiezza della soluzione particolare è piuttosto grande. Vi è mai successo che la lavatrice da incasso, a me è successo tante volte, sia uscita dall'allocamento della cucina? È questo. D'altra parte però è questo, cioè che l'ampiezza sfugge e quindi quello esce. Però potete fare in modo appunto che questo succeda abbastanza, cioè che omega 0 sia più grande di questo, e quindi potete limitare i danni. D'altra parte, vedete come è definito omega 0 quadro? C'è l'M di sotto, quindi più grande è M, più piccolo è questo, più siete qui, più questo è piccolo, e più siete da questa parte dove non ci sono i danni.
questo è il senso del blocco di cemento che c'è sulla lavatrice, sul cestello della lavatrice. Perché voi diminuite questo, questo è vicino, questo non serve, questo è vicino a questo, l'omega 0 è abbastanza presto più grande di omega, e quindi potete, diciamo, in qualche modo ovviare al salto. Se no vi esce la lavatrice dalla locazione e poi con molta santa pazienza voi riuscite a rimetterla a posto. Quindi questa è la schematizzazione della lavatrice. Lo so che non l'avreste potuto mai dire, ma diciamo per un ingegnere mi sembra doveroso schematizzare. Ora, questa è molto schematizzata, perché il cestello, l'elastina, questi sono i panni, questo è il blocco, magari c'è più di una molla a tenere il cestello, questa è proprio una schematizzazione, ecco, è proprio una schematizzazione, c'è più di una cosa, però è per far vedere che effettivamente queste cose servono a qualcosa, se no non stiamo qui a parlare, a pettinare le bambole. È finito.